Ragazzi, benvenuti. Benvenuti e bentornati su Wolong Fallen Dynasty. Quello che è probabilmente la nostra penultima live di Blindrun. Mi aspetto di riuscire a completarlo in due volte da adesso. Secondo me mancano due livelli, tre. Proprio esagerando tre. Non di più. E oggi dobbiamo partire da qui con la bellissima colonna sonora in sottofondo, un po' remixata. Andiamo. Abbiamo già predisposto tutto per farci iniziare subito col botto oggi. Allora, cosa? È nato da dove questo? È un inizio molto tranquillo, in un'area particolarmente ampia. Non posso salire? Mi dice lui dove posso salire e dove non posso salire. Qua noi possiamo salire, qua c'è un po' più di gente. Ok, dobbiamo andare qua, perfetto. Buttarla giù, ma ah, però bel drop. Ok, iniziamo a pulire bene l'area, nostra solita esplorazione di fino. Possiamo usare delle catapulte. Dov'è che spara? Vediamo. Un colpo solo. Non si autoricarica per magia. Yeah.
ondata. Poi pompiamo un po'. Aia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 . Miseria, che schifo. Che abbiamo fatto? Ah, sembra essere un livello molto molto lungo e possibilmente anche molto ampio. Quindi mi aspetto che la prima parte sia combattuta qua fuori. E poi magari ce ne sarà una seconda. All'interno del castello, della cittadina. Non mi ricordo che stiamo andando a assediare. Ecco lì dentro. Sono tutti mostroni che abbiamo imparato a conoscere. C'è una bandiera di segnalazione qua, ok. Non c'è neanche un nemico. Shortcut. Iniziamo a fissare il nostro grado tempra 1. Poi noi siamo saliti là, ma non di qui. Da dove e perché? Lui? Non credo. Sapete che mi sa che con questo facciamo... Non uccidiamo nessuno. Dobbiamo far spostare loro di un po'. Vabbè. Colpi sprecati. Chissà, magari esiste un trofeo o un obiettivo particolare per fare certe cose. Va bene. Questi saranno molto forti, immagino. No, sono al 4, allora direi che... possiamo anche decidere di iniziare a affrontarlo così. Togliamo il pensiero. Passiamo la bandiera. Questo è il portone che possiamo aprire. Troppo grande. No, sì, lo possiamo aprire. Non sappiamo se si aprirà, però. Scusate, potenzialmente possiamo aprirlo. Quantomeno provare ad aprirlo. Basta che c'è qualcuno sopra a darci fastidio. Perché...
sbaglio molto spesso questo. Tempismi questa mossa. Scendere o no? Puoi scendere, ottimo. Non è morto, non è morto, non è morto. Miseria, ragazzi, che combattimento. Non voleva sapere di morire, eh? Venduto la pelle a prezzo carissimo. Allora, chi, dove? Continua a fare il rumore di aggro, di essere stato sgamato da qualcuno, non capisco chi potrebbe essere. Da dove venga il rumore? Qua c'è un altro dio del tuono. No, vero? Mi pare di aver visto un nemico là. Molto bravo. Molto molto bravo sei stato. Sentite, facciamo il giretto qua sopra, battiamo l'altro dio del tuono. Sblocchiamo il shortcut. Ah, quindi lanciandole faccio spawnare questi cosi. Sono stato io a farlo spawnare prima. Però mi è tutto un po' più chiaro. Invece lo trovo molto 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 facile. Sempre trovato molto intuitivo e facile con gli attacchi, schivare. Sì,
Sentite che rumore che fanno i passi su questa sostanza, elisir. Elisir solidificato. Ah, si entra da qui, quindi il portone è chiuso. Però se si entra da qui e il portone è chiuso, vuol dire che il segreto è come lo sto per perdere. E sapete che non è qui il segreto, però... Non è qui il segreto. Stavo cercando di raggiungere quella bandiera di segnalazione dietro la palizzata. Questi lanciamoli anche se fanno sparare i nemici tanto. Magari distruggono qualcosa. Ecco, tipo l'ingresso. È stata un'ottima idea. Questo farà spawnare un nemico. No. Questi hanno distrutto l'ingresso. Perfetto, dove c'è la bandiera? E anche un forziere. A questo punto, che mi pare di aver visto tutta quest'area, questa zona almeno, tranne qua sotto. Ma non ci hanno messo niente. Andiamo a provare ad aprire la porta, che presumibilmente mi dirà che non si può aprire. Vero? Perfetto. Tutto torna. Fanno entrare in grande stile. Wow. Dall'alto. Ah, qua c'è proprio il vuoto. Mamma mia. Cioè non è una gola particolarmente profonda, proprio nel vuoto più totale finisce. Alla faccia della zona ostica, ragazzi. Come composizione e nemici a schermo potrebbe essere un livello finale ipotetico. No. Cioè, veramente sono tanti nemici. Bella intricata. Cioè non mi aveva schiamato neanche dopo che avevo fatto l'attacco in salto. Doppia spada ambizione più 7, 4 di stelle di qualità. Tenta di esplorare tutto con calma e bene. Qua si casca. Dove si finisce? Si finisce di là che c'è una bandiera di segnalazione. Perfetto. Dritto giù proprio.
Mamma mia, che brutto. Non è che salto, è stata proprio una caduta. Chi c'è dietro che mi... che mi tartassa? Direi questo. Ok. Mi permette di arrivare da dietro il nostro amico che abbiamo visto prima? Sì. Direi perfetto. Zitti, 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 zitti. Babum! Oh, mamma mia, che errori. Ho una sola cura, eh. Sono un pochino preoccupato adesso. Nel senso che... non so, qua non possiamo neanche scendere, neanche volendo. Quindi siamo obbligati a seguire la strada per ora, giusto? L'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Ma non c'era niente, mi sa di sì. Mi sa che alla fine della fiera dobbiamo... per forza di cose andare di qui. Posso evitare di subire tutti questi danni contro nemici ormai di una banalità sconcertante. Non mi è consentito non far schifo. Un po' di vita quando posso con le finisher, perché siamo spacciati, ragazzi. Mi sa che per la prima volta da un po' di tempo toccherà rifare il pezzo di esplorazione. Allora, là c'è una bandiera. Ah, posso aprire lo shortcut lì. Probabilmente. Qua succede qualcosa di molto brutto. Ok. Non si rompono queste, bene. Però non voglio sedermi, cioè non voglio riposare alla bandiera. È chiaro che è questo. Tanto io comunque se muoio rinasco qui. Quindi una volta che abbiamo aperto lo shortcut, per quello nessun problema. Il problema vero è che... devo tentare di... non morirci. Ho fatto una statua particolarmente passiva prima, vediamo se... sì, allora, il ruba vita al drain life di questa mossa è veramente ridicolo, eh. Funziona solo sulle finisher.
Questo io non l'ho pronto adesso. Ho bisogno di una bandiera nuova. Allora, non è una tragedia se moriamo perché abbiamo lo shortcut che ci porta direttamente alla zona nuova, però nel caso poi dovessimo tornare indietro, sapete che è meglio. Godo tantissimo. Sto dicendo, sapete che è meglio tentare di tenere la mappa tutta pulita, così possiamo muoverci proprio liberamente. Bonjour, Biarin. Ma come mi ascolti? Ah! Bestemmiare, qua siamo solo felici. È solo grande felicità. Non hai finito ieri alla fine Hogwarts? Si è interrotta? Ok. No, assolutamente. Doma, buon pomeriggio. Come va? Bene. Devi arrivare a livello 34 per accedere a Coppa delle Grazie. Che livello sei? E io non sapevo limitazioni di livello perché ovviamente avevo farmato come un doxy. Quindi oh, bandiera, sì! Siamo salvi! 31. Ok, però hai già fatto l'ultimissimo boss fight, ok? Quindi sei proprio alla fine. Sapete che adesso che ho fatto la bandiera me ne vado dall'altra parte? No, prima finiamo di qua il giro. Quindi devi fare le sfide della guida pratica. Ti tocca. Chi dove? Ok. Bene. Poi. Allora, qua mi spara. Stavamo dicendo, qua mi spara chi? Devo andare laggiù che non siamo più andati. Non so perché non mi ha preso. Mi attacco alle spalle. Qui sotto mi sembra di aver visto un oggettino. Ah, è uno forse anche più in basso. No, mi sbaglio. Se mi sbaglio. Ma questi rompiamoli anche se fanno. Oh mio Dio. Ecco, non pensavo facesse spawnare questo tipo di nemico. Ma lo facciamo lo stesso perché non voglio avere brutte sorprese dopo. Nella remota possibilità di dover tornare indietro, voglio una mappa bella
maledetto infame. Questo maledetto infame. Ok. Ha avuto ciò che si meritava. Benone. Questa trappola l'avevo vista. Io sono riuscito ad anticiparla un minimo. Qua c'è. Qualcos'altro. Abbiamo già fatto tutto il giro qua. Di qua si va avanti. Sapete che mi tocca tornare indietro un attimo? Tocca tornare indietro un pelino, pelino, pelino. Il salto direi di non farlo. Perché dobbiamo finire questa zona. Allora, fatemi usare i coltelli da lancio così non spreco risorse utili per distruggere questi e vedere se c'è dentro qualcuno o qualcosa. Per poter affrontare in maniera più libera. Perfetto. Aia. Io lo odio, lo odio. Resistenza a sto coso che è spaventosa, mi ha anche abbassato un bel po' il livello del morale. Ok, non c'era nulla di che, era giusto andare a vedere per essere sicuri di non lasciare indietro nulla. Di là abbiamo quella specie di arena che lasciamo per dopo. Di qua c'è il giretto che a questo punto possiamo completare. Mi fa sbucare semplicemente di qui. Ok. E si sale. Si sale, si sale, si sale. Dobbiamo girare a sinistra noi adesso, ovvero proseguire dritti. Allora, di solito non cadi tanto nei dirupi in questo gioco mentre combatti, però ho una paura a combattere così. Un passo al precipizio che non potete capire. Ah, buongiorno. Perfetto. Lì c'è la bandiera di segnalazione. Qua c'è lo scimmiotto.
Immagino non da solo. Però non li vedo i nemici. Là sopra. Adesso l'ho visto. Ah! Dai, sono rimasto incastrato. Allora ce ne freghiamo un attimo dello stregone là sopra, nel senso che... Ok. Dovrebbero essere nascoste ovunque le cose, ragazzi. Veramente ovunque. Certo. Ben fatto. Questo ok. Qua abbiamo la nostra bandiera di segnalazione. 4 su 7. E siamo saliti dove c'era il nostro mago rompipalle. Oddio mio, ancora. Non girarti, non girarti, non girarti! Mi fai così? Fanno stunare i nemici solo se li distruggo fisicamente. Stavolta si è stati bravi. Abbiamo gestito bene, vediamo. Cioè quando siamo vicini nascono, se no non so per quale sia la differenza, boh. Tutto il giro? Però noi avevamo visto che c'era una bandiera di lì, però si sale dopo, ok. Qua si va verso l'arena, perché là in fondo è da dove la vedevamo dall'altra parte, vero? Sì. Direi decisamente di sì. Stavo per cadere di sotto. E sapete che mi sa che qua però... Ah no, si può salire ancora, non è finito. Stavo per dire, mi sa che qua abbiamo finito il giro, invece no, si può seguire qua. Di dove, come, quando e perché. Bella freccia in testa. Sono riusciti a raggiungerlo prima del previsto. Si può risalire, no? Non penso ci sia un altro segreto. Pure che sia una mid boss questo più che un'arena, non so. Me lo terrei comunque per dopo, vorrei prima esplorare il resto. Ecco,
Ma non ci manca più tanto, mi sa. Qua saliamo proprio alla fase finale della zona. Vero? Allora abbiamo un super bonus qui, però posso arrivare da dietro. Un pochino di calma. Dio mio, cosa... Lì c'è un oggetto, ma dov'è che si... Ah, siamo nella casa... Ma ci dovrò arrivare qui a quell'oggetto? No. Però da qui per forza. No, eh. Raga, speravo meglio, però ok. Dovevamo assolutamente controllare. Anche perché poi i drop gialli possono essere essenza di vena del drago, insomma, cose parecchio importanti. Saliamo. Torniamo lì dove eravamo. Tentiamo di arrivare come sempre al portone del boss. In questo caso ovviamente non avevo finito le bandiere perché manca l'arena. Però qua è dove eravamo prima? Sì, è dove eravamo prima. Sto facendo confusione con tutti sti rami di elisir strani. Tu vuoi essere... I nemici mi piacciono perché sono di un facile, di un passivo veramente incredibile. Allora, 4 di 6, quindi comunque manca parecchio da vedere. Quell'arena non aprisse la strada a più vie, mi sfugge qualcosa. Allora forse l'altra strada non posso arrivare da dietro al tipo, ma posso accedervi solo ed esclusivamente da qui, ma è una strada con un, quel piccolo drop bonus finale. Perfetto, non potevo chiedere di meglio come inizio. Quindi questo è un drop importante, nulla di che.
questo mi aspetto che sia, ragazzi, la essenza. Il cristallo di forza vitale grande. Mi confesso ufficialmente deluso. Allora, o ci siamo persi qualcosa di palese, o è tutto collegato all'arena. Quindi andiamo a scoprirlo, direi, adesso. Quante cure ho? 9. Direi più che dignitosa come situazione. Cos'è? No, 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 no. Merda che sto facendo, come sempre, perché... un grande classico. Vuoi che non lo si affronta praticamente mai questo nemico, ma... ma è facile, eh. In realtà è molto facile, io lo sto facendo molto molto male, però... lui non presenta nulla di veramente complesso. Però ragazzi, mi ha fatto un culo. Un culo mi ha fatto. C'è 8 cure per questo. È come un boss normale nuovo che dobbiamo affrontare. Mucca pazza maledetta. Ok, ci manca roba, ci manca tanta roba. Ragazzi, ci manca tantissima roba. Non capisco, sapete che non... A parte che se io fossi arrivato qui senza aver calciato la scala qua, io non sarei potuto salire qui. Quindi come faccio a tornare indietro? Visto che da quel muro non potevo più salire. No. Sto tentando di capire. Io arrivo qui. Questa scala è su. Io come esco dall'arena? Capite anche voi che c'è quel quadra che non cosa, vero? No, a me non cambia niente perché io la scala l'ho calciata in giù, però la mia domanda è... l'ingresso base dovrebbe essere da lì.
Io sono sicuro che la scala l'abbiamo calciata dal... Vabbè. Cioè, non l'abbiamo calciata giù questa scala, sono sicuro. Di qua. Di qua vedevamo l'arena, però è una strada che non abbiamo... Moscerino. Questa strada non l'abbiamo più intrapresa. Comunque siamo rimasti bloccati lì dentro. Non lo so, mi sfugge qualcosa. Non ditemi che c'è solo un forziere. Essenza vena del dragone. Tanta roba. Tantissima roba, però. Secondo me di questi me ne sono perso qualcuno all'inizio. Niente, c'era solo un... non è finito qui, però mi sembra strano. Così ampio con il mid boss nell'arena. Mi sta dicendo che sono mancato un'area completa con una bandiera di battaglia e due di segnalazione. Sembra abbastanza assurda come cosa. Però io non le vedo. Aguzziamo la vista, ragazzi. Se vedete una bandiera, ovviamente ditemelo. Ma non trovo niente. Non trovo veramente niente. Siamo bloccati. Meglio, dobbiamo andare a sfidare il boss, però... Guarda, mi fuggi tantissimo, tantissimo, è il motivo per cui ho paura di essermi proprio perso qualcosa stavolta, non che ci sia una fase successiva. Secondo me ci siamo persi qualcosa di clamoroso, di grosso proprio. Una bandiera era che ci guardava. No, no, no. Ci siamo persi qualcosa. Torno indietro. Non... Però Ariel, non ho perso nulla finora? Dici che ho esplorato tutto bene? Perché... Boh, mi puzza molto. O c'è una fase dopo... Una bandierina posso ancora trovarla? Quindi ce la siamo persa in giro. Faccio il giro allora. No, grazie. Grazie di dirmi che c'è, ma provo a cercarla. Vediamo un attimo. Rifaccio il giro. Tanto la mappa l'abbiamo pulita tutta, come sempre. Allora. L'arena rimane un rebus per me irrisolvibile. Ma
accessorio con Flagmark? No, guarda, cioè, probabilmente ce l'ho. Adesso se proprio non la trovo, provo a metterlo. Non sto badando a nulla io di statistiche supplementari a quelle proprio basic, perché non ho avuto la forza di mettermici. Per ora sto andando a occhio. Allora, di qui c'è l'arena. E abbiamo la nostra bandierina di segnalazione là sopra. La nostra bandiera, quindi qua secondo me non c'è più niente, non avrebbe senso mettere un'altra bandiera qua. E quindi quella principale è dopo allora, non me la sono persa in maniera clamorosa. Qui abbiamo battuto, però non c'era la bandiera. Ok, mi hai tolto una grossa preoccupazione, grazie Ariel. Ah, questo è importante. Ne siamo persi anche il cosino, il panda. Mi sfugge qualcosa, abbiamo perso un pezzo. Torniamo sui nostri passi. No, tutta questa zona non avevo trovato la bandiera, quindi probabilmente è qui. Allora, qua ce n'era una. Ok. No, però lì c'era quella. Solito fare le strade al contrario a ritroso funziona. Ok, anche il panda. Vabbè, quindi è una missione un po' particolare. Ci ha messo cose anche dopo, ci sta. Diciamo che comunque io agisco come se non avessi alcun tipo di suggerimento. Mi sarei rifatto il giro per vedere se abbiamo mancato qualcosa. Se non trovo niente, proseguiamo. Ah, lì dentro ce n'era una. Là ce n'era un'altra. Diciamo che qua mi sembra strano che ce ne siano più di due, però. Raggiungiretto, tanto la mappa è vuota. Ci mettiamo un attimo. Mi sa che sei un videogiocatore come me. Io prima di andare a una boss fight devo essere sicuro al 99% di aver visto tutto. Poi però magari sono dopo, quindi spesso ci sono cose dopo. Quindi cerchiamo. Allora poi ho lanciato a vuoto. Non è che mi ha aperto magari. Però la prima bandiera era là. Verosimilmente mi sembra più probabile di essermela persa in qualche anfratto dei rami. Ah, sei proprio un super patito. L'hai già spolpato il gioco più volte. Io penso farò, boh, forse due run. A parte questa in blind, ciò che serve per platinarlo. Poi vediamo, non so come sia l'endgame, quindi. Allora, di qua siamo già passati. La sgamiamo. Per i tuoi gusti potrebbe essere Game of the Year. Non lo sarà purtroppo, però capisco cosa intendi.
Anche a me sta piacendo molto, molto, molto. Mi ha colpito parecchio. Allora, me l'ha messo questa luce strana nella mappa che non mi fa vedere bene le cose. Ma qua la bandiera era lì, non possono essercene due così vicine. Niente, secondo me è nella parte dei rami dopo. Rifacciamo il giro, aguzzando la vista. Sarà su qualche salto. Come l'ultima, la penultima che abbiamo trovato prima. Sarà o in basso, magari visibile da qualche altro punto di vista, che c'è questa luce particolarmente biancastra. Tu hai fatto anche gli altri Nioh, Ariel? Dico gli altri Nioh, non perché questo sia Nioh, ovviamente, ma perché è di Team Ninja. Qua l'abbiamo fatto, qua l'abbiamo presa. Ah, pensa, Nioh invece non ti piaceva granché, ok, quindi ti ha catturato proprio il combat system di questo. Ok. No, invece io avevo apprezzato tanto anche in Nioh. Io poi sono un giocatore, piace un po' tutto. Quindi basta che il gioco sia abbastanza di valore o divertente. Come assiste le possibilità di stealth? È vero, mi avevi citato il fatto che avevi fatto praticamente tutto in stealth una volta. Dove cavolo ti ho piazzata la bandiera, ragazzi? Non la vedo proprio. No, è un riflesso. Sembrava, ma è soltanto un riflesso. La stradina che c'è qua dietro nasconde magari un segreto segretissimo. Pare di no. Qua sotto, che forse si può cadere. Qua dove siamo andati prima. Qua si scende, qua siamo tornati allo shortcut. Sopra il tetto siamo già andati. Ok.
mancato un salto, fidatevi. Mi è mancato un singolo salto da qualche parte. Che la mappa è completa, nella mia mente è bella, bella chiusa e completa. Quindi... siamo persi qualcosa. Ci siamo persi anche come si risaliva dall'arena, Questo è clamoroso. Questa è una cosa abbastanza clamorosa. Da lì io potrei scendere. Andiamo a vedere. No, 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 non devo scendere perché da qua ci arrivo. Tiro al drop. Vuoto, ragazzi, zero assoluto per ora. Se arriviamo così fino alla fine, proseguo. Dovremmo tornare a cercarcela. In un secondo momento. Cavoli, non voglio che sia il primo livello dove non le troviamo tutte. Sette pubblicità si sta beccando, Are. Ok. Condoglianze. Niente, ragazzi, secondo me non c'è. Cioè, per quanto posso giudicare io dal mio giro... non lo so, mi arrendo, mi sa. Perché abbiamo fatto tutto il giro della mappa. E obiettivamente... obiettivamente non la trovo. Vediamo la cosa che ci ha suggerito. Qualcosa per vedere la bandiera. Andiamo su, partiamo da quella in cima. Aspirando all'estrazione dell'impero degli... Han. Recupero PS a seguito di una deviazione. Ah, mi sa che i potenziamenti sono... devastanti.
Ma davvero? Non so perché ti abbia. Ti abbiamo messo così tante pubblicità, sinceramente. Comunque non l'ho trovata la bandiera, quindi proseguo. Stavo provando a guardare quella cosa che mi hai detto. Ma non mi pare di averla, almeno. Non l'ho ancora vista come effetto. Allora, noi il giro ce lo siamo fatto. Mi siedo a questo punto. 323.000, ci sediamo e vediamo dopo cosa c'è. Allora, visto che non sto neanche facendo una build precisa, potenziamo un po'. Un po' alla Carlona. Tra l'altro, non stiamo utilizzando una build precisa, il gioco non mi sembra così difficile, quindi non oso immaginare quanto si possano disintegrare i nemici con una build fatta ad hoc. Vediamo un po'. それで追い詰めたつもりか？È proprio lui?見くびられたものよ。世を滑るは力。Cosa diventa? Che figo! Alla faccia. Ok. È venuto in a girare? Ok, quindi lui è l'elemento. L'hanno stordito. Come mai si è riempito tutta la barra? Perché aspetto che estraga qualche combo che mi sciocchi, perché per ora uno dei boss più facili che abbiamo fatto ultimamente. Può non avere un'altra fase questo. Pa palese, dai. Troppo debole. Boss.
Chiamano Johnny Merdone, è finito? Ma no, è impossibile! Puoi fare una, avere una seconda fase? その輝きが持たらす力のみ。その輝きが尽きるまであらがっても勝てぬとは。真の絆とは、核も強く美しいものであったか。 Lui stiloso, ma cioè, qualcosa non ha funzionato nella creazione del moveset del nemico. Ti ha dato una stoisi, in effetti sì. Dai, manca solo il taoista in nero ormai. よ、天下に絆の価値を示さんか。本所よ、天の星になり、わしを見守ってくれ。ここの弾薬は兵をよこして回収させよう。 L'altra metà, eccolo. Sognando l'unità, quindi in effetti poi non è finito però il livello. Quindi vediamo un attimo se per caso troviamo tutto o no. Perché se mi lasciano aperte entrambe le porte, allora possiamo dire che il livello non lo finiamo finché non prendiamo tutto, e ci sta. Come cosa? Ci sta. Perché io mi sono seduto, cavolo, prima. Sapere che era una boss fight così facile, manco mi sarei seduto. Allora, vediamo un attimo. Ho sentito il rumore del panda. Ma qui c'è comunque un pezzo da fare. Dio, mi sta venendo un dubbio. Non è che mi uniscono il livello e questo è già il livello finale, vero? No. Direte voi, no, impossibile. Ed è per quello che era così un minchione il boss. No. Allora, amico mio. Esuvia cicala dorata, due nello stesso livello. Grazie.
Però così sono arrivato, ragazzi. La nostra bandierina dov'è? Abbiamo trovato tutto, non possiamo non trovare la bandierina, ve lo dico, eh no. No, 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 no. Allora, è respawnato tutto dietro, tutto è respawnato. Però non voglio andarmene senza la bandiera. Adesso che ho la certezza al 100% di essermela persa prima. Andiamo a cercarla. Andiamo a... Che figo. Ricerca, ricerca, ricerca. Allora. Strano però che non siamo riusciti a trovarla neanche con due giri, eh? Molto strano, una cosa. Che sono tutti i nemici in giro. A rugarci. Sta provocando un dolore fisico non riuscire a trovarla. Ecco dove non sono andato.
Ed ecco la soluzione al rebus. Come facevo uscire dall'arena? Almeno questo abbiamo scoperto. Qui non ero mai andato, quindi attenzione che magari qua c'è un salto. No, c'è solo da tornare lì purtroppo. Ok, però almeno mi sono tolto il dubbio di. Ma se uno non ha trovato lo shortcut, come cavolo fa a salire? Ok. Peccato che non ci porti anche alla soluzione del nostro problema. Dove diamine l'hanno messa? È lì dentro. È qua dentro. Qua non sono mai sceso. Qua non sono mai sceso. È qua dentro, lo sapevo. Yes, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Sempre fare la strada al contrario, ragazzi. Sempre, sempre, sempre rifare la strada al contrario. La soluzione ti dà delle prospettive differenti. Loro creano apposta il gioco di modo che se tu fai la strada normale quel buco non lo vedi. Il nemico non c'era perché era già saltato giù e invece bastava scendere qua. Ok, super, andiamo a finire il livello allora, a vedere se non credo ci sia la boss fight finale del gioco. Ne rimarrei particolarmente sorpreso, però mai dire mai. Contentissimo che sia riuscito a prendere tutto anche qui. Allora, ce la rasciamo di brutto. Vediamo se c'è subito un'altra boss fight. A questo punto, boss fight credo di sì. Non credo sia la boss fight finale del gioco, però mi ha detto che rimane solo lui, quindi aspettiamoci di tutto. Ho tutta vita, 10. Facciamoci ancora un livello, dai. Quant'è che dà questo? 30.000? Ah. Beh, usiamo tutto. Facciamo in modo che ne sia valsa la pena. Allora. Così, livello 99, tra l'altro. Adesso possiamo fare anche il 100. Ne usate troppi. Vabbè. Livello 100, ragazzi. Il trofeino ce l'ha andato all'80, quindi non so se poi ci sarà un altro trofeo dei livelli. Vedremo. Siamo pronti. Pronti e carichi. Qua mi aspetto una boss fight veramente tosta. Quanta paura mi fa il drago. あなたの好きにはさせない。交渉、手を貸すのじゃ。竜を抑え込むぞ。
Ragazzi, è lui. Vabbè, ve lo dico già da ora che ha ben più di una fase. Guardate quanto li togliamo. Inizio. Lui per ora mi sembra tutto tranne che difficile. Sto facendo veramente schifo io, ma bello. Lui è veramente facile, facile, facile. Usa tutti gli elementi. Però vedete che si può sempre stordire. Ma non ero mai riuscito a colpirlo una volta. Vabbè. Ok. No. Vabbè, prima fase. Ci sta. Molto scenico. Infatti abbiamo fatto veramente schifo. Se è così la prima, mi aspetto che possa averne tre. No. Cosa sta facendo? Tenkano Tairan yuri shōzushi kono taiyaku ni nerun o kakete kureyōzō. Mio Dio, ma che schifo è! Ok. Non vedo assolutamente niente. Posso targettargli tutto. Forza demoniaca, vitale demoniaca incarnata. Ma immagino che la faccia qua, la testa sia il meglio da colpire, credo. Tutto il tempo. Mamma mia. No, ho fatto un po' troppo presto. E si sta baffando.
perché ho fatto prima cosa tutto così, non mi ricordo più. Ok, colpo pesante. Figo che posso targettarlo ovunque lui. Guarda, figo. Non è finito. Per niente. Oh, la miseria. Figata! Mamma mia, che fugata! Bellissima la spinta con tutti gli spiriti. Sembrava, non so, una scena alla Kung Fu Panda estremo. Bellissima. Ah, il ragazzo con gli occhi bendati era quello che c'era all'inizio, inizio. Annientatore del... Ma non può essere finito, ragazzi, vi prego. Non può essere la battaglia finale. Siamo nel villaggio da cui siamo partiti. Questo tizio bendato che c'era anche all'inizio. Dai, era il pre-boss finale. Era il pre. Non penso di poter trovare nulla. Questo è lo stesso villaggio che abbiamo fatto all'inizio, ma... Non sono più le fiamme che lo avvolgevano una volta. Giusto per capire, ci sono drop, c'è roba. Un drop c'è, però talmente palese che mi fa pensare che... Ah, qua dove abbiamo battuto la tigre la prima volta si poteva andare lì dietro. Ok, fatemi dare un'occhiata. Quindi il boss finale è il ragazzo dagli occhi bendati. Allora, ve lo dico. No, vabbè, vediamo. Perché c'è la bandiera prima, probabilmente. Se mi fanno fare viaggio, e sicuramente ci sono le missioni secondarie della parte 6, vorrei fare prima tutte le secondarie per poi chiudere con la boss fight finale, però non so se avrò la forza di volontà di non andare a vedere cosa succede. Anche perché, come sempre, la nostra blind si conclude sì col boss finale, titoli di coda, fine della trama, però
finché rimaniamo blind, la nostra blind non si conclude. Quindi possiamo fare anche boss finale e poi andare a vedere cosa ci manca. Oh, ci stanno dando un sacco di messaggi. Io non ho mai letto neanche uno nel gioco. E infatti della storia, a parte nemico, ruba l'elisir, va, ruba l'elisir, diventa cattivo, ruba l'elisir, non è che ci abbia capito molto. Mi sa che questa parte di missione finale, con questi messaggi, probabilmente ti danno le ultime informazioni per dire ma va. Quindi noi facciamo comunque che siamo sorpresi, perché il ragazzo dagli occhi bendati sinceramente manco me lo ricordavo. Infatti, ragazzi, che sofferenza. Che sofferenza estrema, fatemi vedere. Parte 7. Non è già pieno tutto. Progresso di completamento delle bandiere. Vuol dire che c'è... vuol dire che non siamo alla fine, ragazzi. Mi sto illudendo. Ah, ce ne sono due. Andiamo a farle. Andiamo a farle. Abbiamo tempo? Abbiamo tempo. Andiamo a farle e poi ci ripresentiamo qui. Allora, è vero che la parte 7 poi il resto potrebbero essere benissimo secondarie, banalmente. Perché quella mi sembra proprio la missione finale. 1305. Ritorna spino maledetto. Allora, stavamo provando anche tutti i vari compagni. Tipo Zhang Liao, non l'abbiamo mai chiamato. Vediamo. Cioè, è un livello quasi completo questo. Certo, magari le bandiere ce l'hanno sparate una dietro l'altra, eh. Magari, magari invece. Adesso stiamo 6 ore a cercarle. Non è lì. Non abbiamo niente. Oh. Sapete cosa non ho usato prima? La bestia divina. Sacrato. Open it. Sarei contentissimo di una boss fight finale, anche una fase sola,
per non cadere sempre nel 2, 3, 4, 5 fasi. Umanoide, cioè se devo combattere ad esempio il ragazzo, magari sì, con qualcosa di mostruoso che lo rende iperveloce, iperforte. Però un boss tosto, tosto, tosto e uno di una fase sola. Lì c'è il panda. Quindi un modo per... passare ce l'hanno lasciato. Che bello quando attraverso le mappe vedi qualcosa e sai che è mancato qualcosa, che quindi c'è una strada alternativa. Fa impazzire come level design. Ciao. Bene. Non concede scorciatoie se non dove vuole lui il gioco, questo è chiaro. Molto tranquilla adesso, la musica è proprio rilassata, rumore della pioggia. Mi sento anche molto rilassato. Due bandiere protette. Si è aumentato la resistenza sto coso. Sto balordo. C'è anche il pezzo con le barche aperto. Pensavo sarebbe stato chiuso. Speravo in realtà sotto sotto, perché lì sì che si possono nascondere bene le bandiere. Oh, di nuovo l'inventario pieno. Aiaia. Non ci credo, ne ha messa una nello stesso punto. Anche qua c'era. Durante la missione normale, mi sembra. Lui era qua a potenziare il suo amico. Bene.
ci lasciano solo questo pezzo, ma avranno chiuso il pezzo delle barche. Spero. Non ci posso credere. No! Ci è ricapitato. Ma infatti stavo dicendo, ma come facciamo a tornare su da qui? Che pazienza che ci vuole. Niente, ci tocca rifarlo, ragazzi. Questa è una brutta perdita di tempo. Questa brutta brutta. Brutta brutta brutta. Ma se la rifaccio, devo rifare anche il... Panda? Allora, il piano è proviamoli tutti, così aumentiamo un pochino il livello di tutti, sappiamo che li abbiamo usati, e poi facciamo Ong Jing al 10. Scusate ragazzi, farò più velocemente possibile, però ci tocca riucciderli anche, perché per essere sicuri di arrivare facile in fondo al livello, in realtà siamo sicuri di arrivarci, però... Allora, la prima fase c'era la bandiera. Nel dubbio rifaccio il panda, anche se penso che me l'abbia comunque già contato. Adesso sappiamo dove non dobbiamo andare, quindi con calma. Non faremo quel salto difficilissimo. Anzi, lo facciamo solo alla fine. Nel senso di non rischiare, possiamo finirci la missione con comodo. Allora, qui c'era solo questo, poi la seconda bandiera era di lì, poi abbiamo fatto le due bandiere di battaglia e anche la terza bandiera di segnalazione. Quindi prima di qui. Tantissimo. Facciamo così. Boom.
abbiamo visto Blastoise cosa fa come particolari poteri. Non avevo mai notato che facesse andare via anche proprio le barriere di Elisir. Quindi ti potesse bloccare la strada. Allora, eravamo così prima, solo che avevamo fatto 2 di 3 le bandiere principali. Quindi adesso scendiamo prima. Si può andare. Ah, quindi c'è da aprire tutti i forzieri fino a trovare quello giusto. Giustamente prima abbiamo avuto un culo tremendo. Ci credo. Non ci credo. Siamo stati uccisi dalla nostra nemesi. Non ci posso credere. Che babbi. No, devo evocare qualcuno. Che babbi, mamma mia, che avevamo evocato. Facciamo Ang Dang. Grandi incontri, trofeo. Quindi sarà per evocare tutti, immagino, quello. Perché non abbiamo portato nessuno al 10, che era il massimo. Quindi presumo ci fosse un trofeo per quello. Sono andato a affrontarti solo per dimostrarti che fai schifo, io sono peggio di te. Dove sono le bandiere però? Non è qua. E l'altra. Poi abbiamo trovato. Allora, Cicala non ne abbiamo trovate, ma non so se sono tutte missioni secondarie. Il nostro panda l'abbiamo trovato, quello secondo me c'è in tutte, infatti in alcune me le sono perso, soprattutto nelle prime. Un'essenza del drago magari. Siamo 5 su 5, quindi in realtà
Ah, c'era, era qui il forziere. Bah, ragazzi, direi che finiamo. Le bandiere, che è l'obiettivo minimo, l'abbiamo raggiunto. Questa è fatta, abbiamo l'altra missione secondaria e poi proviamo, proviamo la boss a questo punto. Non sento di... volevo fare 2 ore, però non me la sento di fermarmi qua adesso così, sinceramente. Certo, mi dispiacerebbe dover fare la magari presunta boss fight al prossimo livello e poi non poter completare subito i livelli successivi, quindi vediamo, vediamo un po'. Siamo beccati di nuovo quella specie di livello a... passatemi il termine, arena. Quindi bisogna solo andare avanti e uccidere. Rinforzi, però volevo chiamare Hong Jing. Mia amica Nemesi, questa è la mia vera Nemesi, altro che il quello di prima. Presa neanche da sdraiata? Basta, muori, ti prego! Prossimo. Aiuto. Tipo questo tipo di livelli non nasconde niente, neanche gli oggetti, spero. Posso addirittura chiamarne 2, chiamiamoli. Così mi si potenziano prima. No.
Sì. Andiamo a vedere cosa ci aspetta in fondo. Non cerco gli oggetti o segreti, perché secondo me non ce ne sono, però... Qua forse avrei fatto meglio uccidere prima quello grosso, però... Loro possono essere fastidiosi e sono talmente fragili che... Faccio una corsetta a ucciderli, non ci costa nulla. Lui interessante, eh? Lui praticamente sfidato... È la terza volta che lo sfidiamo. Questo non so perché, tra l'altro non riesco mai a stordirlo. Abbiamo abbattuto con la forza bruta questo. Senza alcun tipo di abilità. Fatto veramente schifo. Bene, sì. Ti ringrazio. E qua abbiamo fatto. Poi. Ah. Che piacere. Villaggio nascosto. Dove? Parliamo un attimo con quello dei panda. Quello delle cicale. Ultimo recapino di equipaggiamento, ma va bene così come siamo. E andiamo a vedere questa famosa boss fight. Oh, sono tentato. Devo essere totalmente onesto con voi. Sono tentato di fermarmi qui e di tenere la prossima live per la chiusura definitiva e sicura di tutto. Però allo stesso tempo mi sentirei maledettamente in colpa. E visto che ho la possibilità oggi, non ho particolarmente fretta, vorrei provare ad andare a finire almeno la trama. Arrivati a questo punto. Solito pazzo, due, vai. Ascesa! Tutti gli eri andati? Non abbiamo perso nemmeno uno? Bella notizia questa. Perché non erano tante, sono state una quindicina. Almeno mi è sembrato, dal numero che gli abbiamo dato, una quindicina, ventina, non sicuramente di più. Ci ha dato tanto cristallo e basta, cioè un premio boh. Sì, un sacco di forza vitale, però... Tu come stai? Però niente trofeo lui, quindi probabilmente qua ce ne manca ancora qualcuno. A meno che non ci sia il trofeo, però mi sembra strano. Cioè, per ora tutte robe da collezionabile hanno avuto il trofeo. Va bene.
al chiaro della luna rossa nello stesso campo della prima boss fight. Dobbiamo battere il boss finale, vediamo. Il setting c'è, la luna c'è, la musica c'è, l'atmosfera c'è. Ragazzi, potrebbe essere l'ultima vera boss fight di Nioh. E di Nioh. Di Wolong, tutto bene di Nioh. Peccato. Purtroppo non si può rifare, quindi. Boss fight di Erin, boss fight. La zona Elisir, che dire? L'hanno tradotto di merda. Oh. Simile al Taoista in nero, solo che lui non viene sbilanciato. I suoi attacchi sono molto più forti. Odio però che si muova così veloce. Cosa? Figata! Terrore come me lo aspettavo, come speravo fosse, devo essere sincero. Come prima, come fase. Merda, merda, no! No, ce l'avevo! Ce l'avevamo! Ce l'avevamo! Tra l'altro è tutto ciò che ho detto prima che desideravo. Boss fight umanoide super potente. Bella! Ce l'avevamo, ragazzi, eh! Potevamo farlo first try, almeno la prima vita. Non so se è un'altra fase.
Per ora la cosa più assurda è evitare quel cavolo di... Quel cavolo di cristalli. Mai con questa cosa. Dai che lo sapevo che ne faceva due. Avete visto in questa fase? No, ho sbagliato. Oh la miseria. Niente questa volta. Peggio di prima. Ma sapete che non so come evitarle quelle. Continua a... Ci sto fermo ma... Premuto tardi, morto. Premuto proprio tardi, lì carica, 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 arriva. Ho premuto quel mezzo decimo di secondo in ritardo, peccato. Un tentativo è andato meglio. Allora, non so come evitare il cavolo di ghiaccioli. Potrei parare, ma non ho parato per tutto il gioco, quindi non ho intenzione di farlo. È che arrivano talmente veloci che io premo tante volte e lei schiva. Non so. Vediamo. Diciamo che se la azzecchiamo, secondo me... Anche questa è facile, abbiamo sbagliata. Buttato via come sempre. Come sempre butto via il mio... La mia carica azzurra. Ancora. Dai, li ho evitati, mi dicono. No, spero di esserci riuscito. Morto. Bella boss fight questa. Bella boss fight. Bella, bella, bella tosta.
me gusta. Non ho capito bene come evitare. Allora, sto attaccando tanto io, eh. Sto attaccando tanto tanto. Dovrei stare come sempre un po' più sulle mie, deviare e sfruttare il momento opportuno. Però circa già li ho capiti i movimenti. Bisogna riuscire a evitare che ci becchi con le mosse rosse. Adesso si può interrompere. Ancora. Ma lo so che lo fa, eh. Cioè lo so eppure. Dai, para, che lo so! Ma lo so perché non mi esce. Muori. Se ha una seconda fase, potrebbe, eh. Di no. Polverizzato il Toriste nero. E prendiamo il drago. Bella boss fight, ragazzi. この目を秘密の闇に完全に支配されるよう耐え続けました。あなたとの絆を支えに、絆を信じて戦い続けるあなたの勇姿を見て、私は心を決めました。この目は
開くべきだと。 Figo. Figo, figo. Ragazzi, è stata la boss fight che avevamo chiesto. Incredibile. Di essere Lubu. Bello che ci fanno una punta molto sul fatto dei giuramenti e dell'amicizia comunque, dei legami che abbiamo creato. Certo, non puoi affezionarti più di tanto, perché la storia è quella che è, però anche l'impostazione del gioco è quella che è. Però figo. Anche queste scene belle. Siamo proprio alla fine, ragazzi. Sa che arrivano i titoli di coda. Lui ce l'ha l'Elisir. Cosa fa? Buttano le basi per un Wulong 2? Così proprio. Allora forse lo buttano davvero le basi. Ragazzi, che dire, ti diamo come sempre le somme, per me è stato un gioco pazzesco, bellissimo, super figo da giocare, proprio non posso neanche descriverlo, bellissimo, col controller in mano incredibile. Secondo me chi non ti gioca non si rende conto di quanto veramente ti... il gioco ti dia indietro la sensazione di potere mentre giochi, mentre combatti. La deviazione è stata qualcosa di... ovviamente non hanno inventato nulla di nuovo, però per come l'hanno posta all'interno del gioco, veramente figo. Io letteralmente non ho mai parato un colpo, mai premuto L1, neanche per sbaglio, credo. Proprio abbiamo fatto solo di deviazione la difficoltà. Ecco. No, finiamo prima con le cose super positive. Gameplay pazzesco. Level design delle mappe pazzesco. Fuori di testa, forse il più bello che abbia mai fatto, o tra i più belli che abbia mai fatto. Quindi la sensazione, il voto al gioco sicuramente altissimo per me. Al netto di limiti tecnici, e vabbè, a me, io non sono uno fissato particolarmente, tra l'altro dal punto di vista grafico così, in realtà noi non ha mai, no, una volta ci ha fatto un po' di frame lag, calato un pochino il frame rate, ma poco, solo in un pezzo, per il resto zero, nessun ritardo, niente di niente. Vendetta inflitta. Ok.
Quindi sono super contento. Sono stato super 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 contento di questo gioco. Come detto, le mappe bellissime, le boss fight molto molto belle, non saranno indimenticabili perché le abbiamo fatte un po' troppo facilmente. Infatti, adesso volevo dire quello che stavo dicendo prima. La difficoltà fa così. Proprio su e giù, è un'onda. In realtà è abbastanza fattibile il gioco, secondo me non è nulla di difficile. Non abbiamo fatto nessuna build, non abbiamo... cioè proprio a caso abbiamo giocato praticamente. Con un minimo di abilità è facile facile. Ci muori qualche volta perché ci muori, però nulla di impressionante. La cosa che mi ha lasciato un po' così è che le boss fight passe dal farne alcune veramente toste, alcune veramente irrisorie. Quindi quella è la cosa un po' strana. Colonna sonora, questa sì che sarà indimenticabile. Questa sarà veramente indimenticabile. Direi basta, ragazzi, abbiamo fatto un po' il quadro della situazione. Andremo a vedere adesso l'endgame, in cosa consiste. Sicuramente c'è ancora qualche missione secondaria da fare. E diamo anche la solita sbirciatina ai trofei di fine blind. Ragazzi, in che senso, Diarin? Su Wolong o intendi adesso post Wolong? Cosa si fa? Cosa? allora abbiamo in programma abbiamo Forspoken, che ho già pronto, quindi lo proveremo. Non ne hanno parlato tutti abbastanza male, però lo abbiamo, quindi lo proviamo. Forspoken ci sarà in futuro Atomic Heart, però ancora non dispongo del titolo. Scena post credit. Il prossimo grande nemico. A parte che più che le basi di un Wolong 2 pongono le basi dei DLC, perché Team Ninja di solito spara diversi DLC ai propri titoli. Quindi chiudiamo col cielo stellato. Dicevo, Forspoken, dopo Forspoken, adesso non so se lo faremo tutto insieme, vediamo, Atomic Heart, ma subito da domani faremo una nuova blind run, che definirla blind run è un po' strano, in realtà sarà a tutti gli effetti una blind run, è un gioco che non si presta molto al termine blind run, che sarà Zombie Army 4. Dead War, e lo farò in coppia con Dropius, quindi faremo tutto il gioco insieme. Apri gli occhi.
trofeo. Quindi da domani inizieremo ufficialmente, entreremo nel periodo di Zombie Army, quando ci sarà Droppy a farlo insieme a me e Forspoken. Oh mamma, cosa oh mamma? Zombie Army, sì, lo conosci? Spariamo a manetta gli zombie. Mi sa che sarà un massacro senza precedenti. Avevamo fatto il treno insieme. Sbloccata difficoltà dragone emergente. È possibile modificarla in modifica difficoltà. Ah, ci sono le 5 stelle adesso, come sempre. Ok. Oh, la miseria. Sono le quattro missioni secondarie come pensavo. Sbudellamenti gratuiti, sì. Tra l'altro, di solito in Zombie Army proprio vedi i crani che si fracassano, le ossa. Secondo me potrebbe piacerti. Allora, abbiamo quattro missioni secondarie, ragazzi, che penso non farò adesso. Nel senso che ormai le mappe le abbiamo viste. Quindi sarebbe tutta una ripetizione. Per chiudere diamo un'occhiata direi ai trofei. Dando per scontato che ci saranno dei trofei riguardanti quelle quattro missioni. Quindi le farò. Le farò sicuramente. 72%, non male. Allora. Hai dominato su tutti i campi di battaglia. Vabbè. Ok, questo fatto. Sono le quattro missioni che ci mancano, quindi 42 su 46, lo conto come fatto. Hai incastonato il tuo primo gioiello, hai decorato il tuo primo oggetto, questi li facciamo adesso, quasi quasi. Ok. Hai ricevuto un dono da un fratello giurato per la prima volta. Questo potrebbe essere portarle un compagno a livello 10. Che dovrebbe darci dovrebbe darci il suo equipaggiamento, quindi potrebbe essere quello. Vasetti pozioni, hai potenziato al massimo la capienza e l'efficacia del vasetto 19 su 22. Qua ci siamo persi qualcosina, però contiamo sempre che ci sono le 4 missioni da dover fare, quindi non so se queste sono solo le missioni principali, però potrebbe esserci qualcosa da recuperare nelle ultime missioni. Hai collezionato le tavolette 27 di 31? Cosa sono le tavolette? Vabbè, hai innalzato tutte le bandiere di battaglia 140 su 145, solo le 4 missioni che ci mancano. Hai nutrito tutti gli sciiti che sono i panda, 20 su 23, e abbiamo 4 missioni secondarie in cui di solito ci sono i panda, quindi potrebbe, calma, potremmo, forse non tutti secondo me, però almeno uno o due potremmo trovarli. Hai respinto Xielong in secolo di... Di Golem in questo non lo so. E sconfitto 5 nemici con una balista nella battaglia del passo. Questa probabilmente è quella dove ci sono le baliste nella neve. La missione di Lubu. Basta. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto un super lavoro, eh. Il platino è già a 7,1. Abbiamo fatto un super lavoro. Sono più che contento. Più che contento, contando che con quelle quattro missioni secondarie probabilmente facciamo altri 2/3 trofei e questi due adesso li facciamo. Ci manca veramente pochissimo al platino. Ma poco, poco, poco. Allora, ci salutiamo facendo gli ultimi due trofei. E poi andrò a completare il gioco in totale tranquillità. Non so cosa sto facendo. Decoriamola. Soliti trofeini che non faccio mai dell'estetica e
Platinatore seriale, ci deve essere un girone dell'inferno per voi. Probabilmente sì. Che ci posso fare, Diarina? Così lo sai. Ormai mi conosci. Oddio, ho impalato tutto. 75%, ci mancano 8 trofei, di cui 2 o 3 che possiamo fare con le ultime missioni. Poi sarà proprio una roba corta corta. Penso che 1 o 2 giorni porteremo a termine anche Wolong. Ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Per l'ultima volta dal monte Tiazapazumpsarapazaizaiz. Che comunque rimane un posto magico e incantevole. È stata una super 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 avventura. Spero che i prossimi giochi possano darci, non dico quanto Wolong, ma almeno il 70% di quanto ci ha dato Wolong, perché è veramente 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 figo. Io come sempre vi ringrazio per essere rimasti con me, spero vi siate divertiti, ragazzi, alla prossima Blind Run. Ciao a tutti!